La mancata vittoria di Crema Brucia è stato un danno, grave danno subito dalla squadra. Il rigore sbagliato con la Juve, da evitare. È un rigore sbagliato, ma è un errore. Per come è andata, non sto qui adesso a commentare, lo avete già scritto ampiamente voi, il rigorista era in quel momento Belloni. La prestazione di ieri, sicuramente, inutile nasconderlo, negativa. Ma il problema più grande, signori miei, è un altro, ed è quello per il quale io vedo non una facile risoluzione a breve. Noi abbiamo 7 calciatori infortunati, con infortuni seri, alcuni dei quali si parla minimo di 2 mesi, altri, se tutto va bene, parliamo di 2-3 settimane. La squadra sta perdendo certezze a seguito anche di questi risultati, che all'inizio stagione, obiettivamente, ci avevano fatto vedere un ben altro Arezzo, questo nessuno lo può disconoscere. La squadra ha accusato il compo, è una squadra giovane, ieri ben 6 calciatori under in campo, 6. Alcuni giocatori devono giocare fuori ruolo, pensate all'alto basso sinistro, perché noi abbiamo infortunati. Va bene, i 2 calciatori nel ruolo titolare. Rimpiango il momento che, per esigenze anche ovviamente di organico, di costi, aver dato a giocare Masetti, avessimo avuto Masetti a disposizione. Quindi l'allenatore, chiaro che avverte questo stato di pressione, di disagio, di risultati negativi, e sta cercando di trovare delle soluzioni alternative. Non sempre queste soluzioni ci sono, frenano un po' le scelte perché l'organico è incompleto. Noi abbiamo grandi difficoltà in difesa, dove abbiamo solo 2 difensori centrali al momento disponibili. Speriamo che non prenda un raffreddore a qualcuno, perché non so chi dovrebbe giocare centrale. A centrocampo abbiamo 2 infortuni, ne abbiamo recuperato 1, ma ovviamente Volpicelli, con le 2 settimane di forzata, diciamo, inabilità, non è che poteva avere una condizione, lo ha dimostrato ieri, no, avevo visto ben altro calciatore all'inizio. Ovviamente c'è da capire bene la situazione. Speriamo che non siamo costretti a dover fare un intervento di mercato, perché dietro noi siamo sicuramente contati, siamo in emergenza. Si potrà trovare un giocatore svincolato di esperienza? Di buona notizia che abbiamo, che Borghini, dopo la risonanza di sabato mattina, ha avuto lo stiramento del collaterale e fortunatamente non è stato toccato il crociato. Ma anche in questo caso si parla di 5 settimane minimo. 5 settimane, quante partite dobbiamo giocare? Burzigotti è un ragazzo che butterebbe veramente il cuore oltre l'ostacolo, o la cosiddetta stampella, visto che in questo momento è infortunato. Però ci ho parlato questa mattina, come minimo altre 2 settimane per riaverlo. Quindi, cosa chiede oggi la squadra? Io parlo anche a nome loro, perché mai come in questi 3 giorni io sono stato vicino all'allenatore, allo staff e ai calciatori. Come ieri hanno detto anche i tifosi, quando sono andati sotto la curva, complimenti ai tifosi da parte mia e da parte della squadra, perché obiettivamente, nonostante una prestazione non certamente idilliaca, li hanno sostenuti fino all'ultimo. Cosa chiedono i tifosi? Mi è stato detto in un messaggio che ho ricevuto non più tardi di ieri sera sul tardi, dice: chiarezza, dite le cose come stanno e perché ci dobbiamo nascondere? Io le dico e le dirò. In particolare, cosa preoccupa più ai tifosi? Lo diremo dopo che avrò parlato del mercato. La nostra strategia, quella dell'Arezzo, qual era a inizio campagna acquisti? Quella di cercare di allestire una formazione giovane per creare possibili plusvalenze. I casi di Basit e Buglio, presi a costo zero, rivenduti, anche a cifre importanti, ci hanno fatto un po' scuola. E anche l'esigenza di una società che vive oggi con il sostegno economico di un solo finanziatore.
Abbiamo la necessità di far giocare i giocatori under, perché noi dai minutaggi abbiamo a budget, e lo raggiungeremo sicuramente quest'anno, 500.000 euro di entrate in più con i giocatori giovani che possono scendere in campo, e 500.000 euro rappresentano un sesto dell'intero budget dell'Arezzo, quindi una cifra importante, una quota importante che va curata. E lo stesso allenatore, nello schierare i calciatori, deve minimo tener conto di questo, perché per avere il minutaggio dovete sapere, lo sapete sicuramente, che minimo ci devono essere 3 under in campo con 270 minuti, altrimenti non si prende il minutaggio e noi non ce lo possiamo giocare questo bonus così importante. Grazie al mercato, e sfido chiunque, che ci possa essere un'altra società in Lega Pro che possa aver fatto altrettanto. Noi lo scorso anno siamo stati, con l'impegno di tutti, capaci di portare 600.000 euro di attivo alla campagna, avendo acquistato tutti i calciatori a costo zero. Pagammo solo Rolando a gennaio 20.000 euro. Quest'anno abbiamo raggiunto la quasi cifra di 900.000 euro. Non abbiamo speso un euro per l'acquisto dei calciatori. E tutto questo può essere di grande aiuto alla società, perché non è un caso che già Zinci è in segreteria, lo potete andare a contattare, ha già disposto i bonifici di 2 stipendi ai calciatori. Quindi addirittura un mese prima di quelle che sono le scadenze naturali imposte dalla Lega, noi pagheremo luglio-agosto, perché grazie a queste plusvalenze attive che noi riusciamo anche a permettere alla società, perché l'anno scorso si parlava molto di budget, sforamento di budget e robe varie, noi ci siamo dati da fare per fare sì che con questo mercato abbiamo portato una ricchezza alla società, una parte, perché la gestione poi è chiaramente superiore. Perché riusciamo a fare questo? Riusciamo a fare questo perché abbiamo avuto gli esempi. Sala in B, Pinto in B, Brunori in B, Bassit in B. Se riusciamo a ripeterci, d'altronde il progetto è triennale, non ve lo dovete dimenticare. Qui nessuno ha promesso la luna. Sì, l'allenatore quando è il giorno della presentazione, è chiaro, è normale, è uno che con l'entusiasmo ha detto noi vorremmo migliorare la classifica dello scorso anno. Siamo agli inizi, certo che con tutte queste disgrazie che ci stiamo portando addosso, con i risultati negativi che stiamo purtroppo accumulando, è utopia quasi pensare, no, tutto questo. Però il campionato è una corsa a tappe. Certo, noi in questo momento siamo in grosse difficoltà. Grosse difficoltà per me, che credo di avere abbastanza esperienza per affrontare qualunque momento difficile, perché non abbiamo la squadra a disposizione. Dico abbiamo perché tutti ci dobbiamo sentire un po' partecipi, non è solo l'allenatore che deve fare le scelte, ma per fare le scelte, per cambiare i moduli, bisogna anche avere i calciatori a disposizione.